16 febbraio, siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. San Filippo Maruta, veneziano, non si sa la data della nascita, si sa soltanto che è della famiglia nobile dei Maruta. Tant'è vero che a Palermo c'è una via Paruta, per la famiglia nobile dei Paruta. E poi anche in un paesino colpito dal terremoto del 1968, Sala Paruta. Questo santo è un poco sconosciuto, però assieme ad altri aveva cercato di fare vita religiosa creando un gruppo. Questo poi venne ordinato sacerdote e fatto vescovo di vari paesi, finché finì a Candia, oggi Creta. Ristabilì la pace nella Chiesa. Precedette al Concilio di Seleucia, ricostruì le chiese distrutte durante la persecuzione del re Sapore e raccolse le reliquie dei santi martiri della Persia e le depose nella città della sua sede vescovile, denominata poi Martiropoli, cioè città dei martiri. Morì nel 1458, la nascita probabile nel 1400. Basta questo, però è importante il Vangelo di oggi, sempre di San Marco. Capitolo 8, 27-33. Dopo aver aperto gli occhi al cieco di Betesaida, Gesù se ne andò con i suoi verso i villaggi di Cesarea di Filippo e durante il viaggio interrogava i suoi discepoli dicendo loro: chi dice la gente che io sia? Gli risposero: Giovanni Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Poi domandò loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro, prendendo la parola, gli risponde: tu sei il Cristo. Allora li ammonì severamente di non parlare a nessuno di lui e cominciò a insegnare loro: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molto, che sia riprovato dagli anziani, dai grandi sacerdoti e dagli scribi, che verrà ucciso e dopo 3 giorni risorgerà. E faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e continuava a fargli rimostranze. Ma egli si voltò indietro e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: vattene via da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma di quelle degli uomini. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. I discepoli camminano sempre accanto e dietro al Maestro. Qualche volta, come è successo per il cieco di Betesaida, i discepoli non ci sono, perché ha condotto per mano il cieco in disparte, soli, da soli, quindi lontano dai discepoli. E in altre occasioni anche. Però i discepoli sono sempre con lui. Dato che sono sempre con lui,
uscendo fuori dal loro territorio e andando a Cesarea di Filippi, camminando per la strada, domanda loro, solleticandoli per avere la loro opinione. La gente che dice che io sia? La gente che dice che io sia? Ma è quell'altro. Pietro, col suo entusiasmo e con la sua improvvisazione e col suo non solo fervore ma ispirato dallo Spirito Santo, spavaldamente, tu sei il Cristo. Adesso lo ammette, però dice non dirlo a nessuno. Cristo, il Messia che tanto aspettavano, anche i discepoli. Cioè lui è il Messia, ci andiamo dietro e col Messia andrà tutto bene, secondo la loro mentalità e forse anche secondo la nostra mentalità. Quando andiamo con Gesù vorremmo che tutte le cose ci andassero bene. Se non che Gesù allontana loro questa idea errata. Comincia a dire apertamente che proprio il Cristo sarebbe stato rifiutato dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, arrestato, ucciso e il terzo giorno risuscitare. Pietro, sempre con la sua intraprendenza, ma anche con gli scatti di lealtà, di sincerità, lo chiama a parte e dice: ma maestro, ma non deve essere così, non può essere così. Dio ci dice, specialmente in San Marco, vattene via da me, Satana. La traduzione è quella, cammina da dietro a me, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cosa c'è allora? Cosa vuole dirci San Marco? Del resto anche gli altri Evangeli riportano lo stesso episodio, con la stessa intenzione, a comprendere che il Messia tanto aspettato non è il potente tiranno, potente padrono, padrone di tutte le creature, di tutta la terra, padrone del cielo e della terra, è mandato da Dio, magari Dio stesso. Ma Gesù apre loro gli occhi, come tutto è legato. Il cieco di Bettiseda gli apre gli occhi, così apre gli occhi ai discepoli, dicendo che il Messia, mandato da Dio, Dio stesso, è venuto a insegnare agli uomini che il male non si toglie con il male, la prepotenza non si toglie con un'altra prepotenza, ma con l'umiltà, con dare spazio agli avversari, rispettandoli, lasciandoli fare, perché la libertà dell'uomo è preziosa. E la sua salvezza dipende dalla sua scelta. Questo ci vogliono insegnare sia Marco
che è Luca, Matteo, ma anche Giovanni. E poi San Paolo. Il male si vince col bene. Si spezza questo cerchio di malvagità. E per spezzarlo qualcuno deve darsi per vinto, deve essere perdente. Da questo spicca l'onnipotenza di Dio, la potenza debole, ma l'onnipotenza dell'amore. Amen. Alleluia. Lo Spirito Santo ci insegni che la sofferenza o l'insuccesso non sono inutili. Ma l'amore è quello che dà la spiegazione, non solo, ma quello che rovina l'uomo è il peccato. L'allontanamento da Dio. Allontanandosi da Dio si cade nella disperazione, si cade nella inutilità di questa vita. Ma aggrappandosi a Gesù, qualsiasi cosa è utile per la nostra vita, sia in questa terra come poi nel cielo per sempre. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca, vi protegga, il Signore faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per quelli che sono disperati nella sofferenza di qualsiasi genere, perché trovano la nostra testimonianza che essere vicino a Dio, essere sottomessa a Dio è la pace, la gioia, la serenità, la fortezza, con l'aiuto e l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e il Santo di oggi e tutti i Santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Sono l'amore.